E ora saltano le teste anche a Scotland Yard. Si è dimesso il capo della polizia britannica, Sir Paul Stevenson, accusato di avere coperto lo scandalo delle intercettazioni illegali. I'm here to make a statement. I had no knowledge of the extent of this. Non avevo idea dell'estensione di questa pratica indecente, ha detto, riferendosi alle intercettazioni illegali. Né sapevo della ripugnante selezione del tipo di vittime. Stevenson, secondo la stampa britannica, avrebbe però ricevuto regalie sospette da Neil Wallis, l'ex vice direttore di News of the World, la testata del gruppo Murdoch al centro dello scandalo. E con l'accusa di avere corrotto degli agenti e complottato per spiare illegalmente le conversazioni di privati cittadini, è stata arrestata ieri e rilasciata all'alba di questa mattina Rebecca Brooks, ex direttrice di News of the World, fino a venerdì amministratore delegato di News International, la filiale britannica dell'impero mediatico di Murdoch. E nel mirino c'è proprio lui, il magnate australiano. Il leader dell'opposizione, Ed Miliband, ha detto che bisogna smantellare l'impero Murdoch e cambiare la legge sui media, un passo al quale il governo sembrerebbe disponibile.